Alessandro Pattacchini si è dimenticato il gol dell'ex, però appunto quale ex ha vinto il premio di questa intervista dopo partita? Com'è stato ritrovare l'Inter? Sicuramente una partita emozionante, sia per me che per i miei compagni. Per me perché dopo 8 anni, di più di 8 anni, giorno per giorno lavorare con i miei ex compagni ormai dell'Inter, affrontarli dopo 8 anni comunque è stato, diciamo, diverso più che emozionante. E quest'estate tu ancora non eri arrivato al Parma, sei arrivato soltanto nel mercato di gennaio al torneo di Vignola, insomma ci avevano un po' bastonato, diciamo così, era finita 5-1. Stavolta abbiamo perso soltanto per 1-0, ma quel che conta è che li abbiamo, insomma, tenuti e poi, insomma, abbiamo anche quasi rischiato di pareggiare. Per noi comunque la partita di oggi è una soddisfazione per come abbiamo tenuto i 90 minuti nelle gambe, per come abbiamo tenuto i 90 minuti anche a livello mentale, li abbiamo tenuti comunque lì nella loro area. Il secondo tempo soprattutto abbiamo avuto anche delle grandi palle gol, 5-1 del Vignola mi avevano raccontato, io non ero presente comunque nell'Inter perché ero in Beretti a fare un torneo a Madrid. Siamo comunque soddisfatti nonostante il risultato, siamo soddisfatti della nostra prestazione e il mister comunque è contento di quello che abbiamo fatto durante i 90 minuti. E voi vi siete detti qualcosa nello spogliatoio del quale si è appena uscito? La cosa che subito ci siamo detti è che siamo sulla strada giusta e che sicuramente è un buon input per il prossimo match che affronteremo la squadra australiana sabato. La prepareremo in questi 2 giorni e sicuramente con questa mentalità e questa voglia di raggiungere il risultato riusciremo a metterli in difficoltà. Grazie ad Alessandro Pattacchini.